Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, io sono Bea e oggi, come ci siamo detti, sono qua per parlarvi dei tre nuovi colori di Ever, eccoli qui, e per rispondere a tutte le vostre domande. Aspettiamo un po', intanto che la gente si collega. Ciao a tutti. Ciao Anto, ciao Daria, ciao, ciao a tutti. Bene, direi che possiamo iniziare a parlare. Allora, appunto, sono qua per parlarvi con voi in diretta dei nostri tre nuovi colori di Ever. Sapete benissimo che li abbiamo studiati assieme, ci avete seguito dietro le quinte della loro creazione, come sono nati, li abbiamo scelti assieme e quindi sono qua per farvi vedere appunto dal vivo a rispondere alle vostre domande e a fare delle comparazioni con tutti i nostri colori che abbiamo in linea perché come sapete ne abbiamo veramente tantissimi. Quanto durano l'apertura? Allora, il PAO è di 12 mesi, dovrebbe essere, adesso vado a controllare, scusate. E comunque tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito. Allora, partiamo a parlare del primo colore. Dunque, ciao, ciao a tutti. Scusate, sono un pochettino emozionata, è la prima diretta di Wii, è anche la mia prima diretta, quindi 6 mesi, grazie. Il PAO è di 6 mesi. Bene, allora, scusate, intanto sto leggendo anche i commenti che state scrivendo. Se lo faremo uscire più avanti, i colori che abbiamo studiato, sì, perché appunto assieme abbiamo studiato vari colori, abbiamo fatto delle varie prove e sicuramente ne terremo in considerazione e appunto valuteremo altri colori più avanti. Allora, quindi partiamo dal primo colore. Il primo colore che vi faccio vedere è l'Ever numero 13. È questo qui, è appunto come... Grazie, grazie mille, bellezza in fiore per questo commento. Allora, appunto, l'Ever numero 13 è un nude rosato ed è l'incrocio tra lo 01 e lo 02. Ce l'avete richiesto in tantissimi un colore del genere perché per molte lo 02 era un filino troppo scuro. E visto anche le foto che già abbiamo caricato, appunto ci chiedevate in tantissime se il colore era simile allo 02. Sono qua appunto per farvi vedere le differenze. Grazie, grazie mille. Sono anche super contenta che avete già acquistato. Allora, intanto ve li swatcho qui, parto a farvi vedere il numero 13. Mi giro un pochettino. Allora, questo qui è l'Ever numero 13. Adesso prendo il numero 02. Grazie a tutti ragazzi per i commenti, grazie mille. Grazie davvero. Allora, intanto ve lo faccio vedere direttamente swatchato. Allora, le differenze già si vedono. Allora, vedete che lo 02 si vede già che è molto più scuro rispetto al nostro nuovo Ever numero 13. Vi faccio vedere anche la comparazione con l'Ever 01, che è il nude in assoluto più chiaro che abbiamo in linea. Io sto leggendo tutti i commenti, intanto scusate. Ve lo metto sopra. Ecco qui. Allora, vedete che lo 01 risulta molto più chiaro, più bianco perché c'è una percentuale di bianco più alta all'interno e un pochettino più freddo. Quello in mezzo è il nuovo nude, il numero 13, e l'ultimo è lo 02. Come vedete, lo 02 tra tutti risulta assolutamente quello più scuro e direi che la differenza è molto visibile.
Allora, ho letto una domanda interessante. Prima di applicarli è consigliato fare il contorno con una matita. Allora, i rossetti liquidi non hanno un particolare bisogno di una matita, perché vi faccio vedere. Lo scovolino è già molto preciso perché intanto ha la forma a cucchiaio così e ha una punta che permette già di essere molto precisa. Quindi il mio consiglio è che si può anche evitare l'applicazione della matita, sicuramente vi aiuta a essere più precise, però si può tranquillamente fare a meno. Scelta azzeccata allora per il 13, perfetto. Allora, per farli durare di più, dunque, applicazione dei rossetti liquidi, quello che io consiglio sempre è avere le labbra ben idratate. Quindi sicuramente fare prima uno scrub con del miele e dello zucchero di canna, appunto per togliere tutte le pellicine. Poi un burro cacao, idratare benissimo, aspettare qualche minuto, togliere tutto quanto perché le labbra devono essere super, super asciutte e poi applicare il rossetto liquido. Altro consiglio, non serve applicare tantissimo prodotto, basta veramente togliere lo scovolino, eliminare l'eccesso, una cosa che io consiglio sempre perché il nostro applicatore trattiene molto prodotto, quindi scarichiamo sempre l'eccesso e poi partiamo con, appunto, con l'applicazione vera e propria. Mettere sotto il burro cacao può compromettere la durata del rossetto? Assolutamente sì, perché tutto ciò che contiene degli oli o delle cere tende appunto a far sciogliere quello che è poi il rossetto liquido proprio per una composizione. Allora, intanto sto leggendo, scusate, per le olivastre 02 o 13. Allora, consiglierei forse il 13 perché è leggermente più caldino rispetto allo 02. Lo 02 ha comunque una componente grigina all'interno, quindi meglio evitarla, quindi ti consiglio il 13. Ho notato che in questi nuovi lo scovolino è molto più sottile degli altri. No, in verità no, l'ultimissima cosa che abbiamo fatto è cambiare il raschiatore, quindi il raschiatore raschia molto meglio e c'è pochissima perdita di prodotto. Allora, speriamo arrivino presto altri colori, magari una bella linea di rossi. Valuteremo la cosa, sicuramente valuteremo la cosa. E io intanto, allora, un paragone con lo 07 che già possiedo. È possibile vedere lo 07? Ok, vi faccio vedere lo 07. Infatti, se avete altre domande su appunto gli altri ever che abbiamo in linea, io ce li ho tutti quanti qui di fianco e posso farveli vedere tutti. Allora, tamponando anche con il dito dopo l'applicazione, ho visto che durano anche di più. Sì, nel senso, sono tutti quanti trucchettini che voi potete utilizzare in base al vostro tipo di labbra, perché il rossetto liquido è un prodotto che cambia molto in base alla persona che lo indossa, quindi sta a ognuno capire qual è la tecnica migliore. Allora, intanto prendo l'Ever 07. Allora, ve lo faccio vedere subito sotto, o anche di fianco, adesso capiamo dov'è il posto migliore, un attimo, ve li svuocio tutti e due. Allora, un attimo, siete in tantissime, grazie. Un confronto tra nuovo rosso e amiata. Arriva anche quello. Secondo me non bisogna metterne troppo. Sì, infatti il mio consiglio è quello di scaricare sempre lo scovolino. Posso dire numero 05? Ok, arrivo, faccio una cosa alla volta. Allora, partiamo appunto dall'ever numero 07 che me l'avete scritto in tantissime. Dunque, l'ever 07 è questo qui. Questo qui è il numero 07 e vi metto subito sopra il nuovo che è qui. Ci fa la comparazione anche con lo 05? Assolutamente, faccio anche quello. Allora, questo qui è invece il numero 13. Allora, la differenza è immediata, nel senso che lo 07 è un nude decisamente a base calda, molto scuro, più tendente al marrone che al rosa, mentre appunto il 13, il nuovo colore, è un nude rosato, chiaro.
Qual è la differenza tra il 41 e il 33? Ok, adesso dopo vi rispondo anche per quanto riguarda il rosso, direi di fare un passino alla volta. Allora, mi avete chiesto che volete vederlo anche applicato lo 07, quindi io direi che lo metto al volo e poi andiamo avanti a parlare dei nuovi colori. Tinti. La nuova tonalità di rosso scuro è adatta a persone pallidine. Allora, secondo me sì, però quello che vorrei nel senso trasmettervi è che i rossetti sono una cosa molto soggettiva. Quindi io posso darvi dei consigli, però alla fine è come lo vediamo addosso a noi e come ci piace, cioè sono proprio i nostri gusti. Io tendo molto a dare retta più ai gusti delle persone che a quello che poi può star bene realmente, perché è una cosa talmente tanto personale il trucco che l'importante è che ci sentiamo bene noi alla fine. Allora, quando sei al numero 13, facciamo che prima allora metto il numero 13 che è quello nuovo. Eccolo qui. Allora, come evitare lo sgretolamento? Sicuramente applicare poco prodotto aiuta e sicuramente avere le labbra ben idratate all'inizio è direi la cosa fondamentale. Qual è il tuo preferito? Io sono un amante dei rossi, quindi sicuramente il rosso scuro, scurissimo, come dico nel video. Allora, vi faccio vedere il numero 13. Allora, adesso rispondo solita. Direi che non lo mettiamo troppo preciso, dai, bene. Ok, allora, questo qui è il numero 13 su di me. Per rispondere a una ragazza che ci ha appena scritto, la differenza tra il 13 e lo 02 la vediamo qui. Questo qui in mezzo è il numero 13, quello che sto indossando io adesso. L'ultimo è il numero 02. Lo 02 risulta molto 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 più scuro. Ci vedo lo 07 applicato. Arriva subito. Vi ricordo una cosa importantissima. I rossetti liquidi, una volta applicati, quando si asciugano tendono a scurire leggermente. Quindi per valutare un colore, valutatelo sempre una volta che è asciutto. Allora, per gli sconti, ciao. Per gli sconti vi consiglio di guardare sul sito, dovrebbe esserci scritto comunque tutto quanto lì. Comparazione tra 06 e 13, allora vi faccio vedere al volo così chiudiamo il capitolo numero 13. Hai paura di ordinare online e di sbagliare colore? Allora, il mio consiglio. Guarda tutte le foto che ci sono perché abbiamo la fortuna di avere tantissime ragazze che appunto li hanno comprati, li hanno indossati, quindi sicuramente il mio consiglio è guarda le foto che abbiamo caricato e sicuramente può farti un'idea più specifica appunto del colore che vuoi prendere. Allora, abbiamo detto la comparazione con il numero 13 e lo 06, quello che adesso ho qui è lo 06. Le tinte le puoi trovare sul sito www.wemakeup.it, siamo un brand online. Allora, adesso vi faccio vedere questo qui, invece è lo 06. Come vedete, tra di loro sono tutti molto molto diversi. Scusate, sto leggendo intanto. Qual è il colore più venduto o più famoso in assoluto? Lo 02. Lo 02 e il 27. Il 27 è un rosso classico, mentre appunto lo 02, che è questo qui, è il nude che vendiamo di più in assoluto. Allora, vi faccio vedere al volo il numero 07 indossato, che me l'avete scritto in tantissima, e poi andiamo avanti. Lo 07 è il Newberry? Sì, esattamente.
Fa lo swatch anche dello 04. Va bene, ci provo. Scusami, adesso risolvo subito questa cosa qua della scontistica e ti faccio sapere, perdonami. Stiamo muovendo i nostri fili per capire. Allora, i saldi mi stanno comunicando che ci sono fino al 28 di febbraio. Il 13 è un po' di grigio dentro, ma in verità no. Secondo me il 13 non ha grigio al suo interno. Ci compare il 5 vicino al 13. Va bene, faccio subito. Allora, caduto tutto. Allora, qua abbiamo sempre il nostro 13. Allora, in che negozio si compra? Abbiamo delle rivendite, basta scrivere alla nostra email, che adesso ve la comunico immediatamente, e vi facciamo sapere appunto tutti i nostri punti di rivendita perché abbiamo anche delle rivendite. Allora, questo qui lo metto qui. Così vi faccio vedere vicino sia lo 05 che lo 07. L'ho messo un po' storto, ok? Allora, questo qui è il numero 05 vicino al numero 13. Questo qua invece è lo 07. Allora, per appunto le informazioni relative ai nostri punti vendita, mandate un messaggio su Instagram, Facebook o welcome@wemakeup.it. Io scusate, ma dall'altra parte dello schermo ho i suggeritori perché non mi ricordo tutto. Allora, i prodotti che sono terminati saranno resi di nuovo disponibili durante i saldi. Allora, piccola anticipazione, quest'anno abbiamo in programma un sacco di novità, quindi vi chiedo soltanto di tenere un pochettino duro, che sarà un anno pieno 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 di cose nuove, nuovi prodotti, quindi resistete che le cose arrivano. Grazie. Allora, per chi ha le labbra sottilissime e dei trucchi, allora, generalmente puoi sbordare leggermente il contorno di qualche millimetro, poco, però sicuramente utilizzare colori chiari ti aiuta perché nel trucco, quando utilizzi colori chiari, tendi a far uscire i volumi, quindi sicuramente un colore chiaro appunto, ti aiuta a far sembrare le labbra, scusami, più grandi. Siete veramente in tantissime, scusate. Grazie, complimenti. Per tutti i giorni e per il lavoro, un nude non invasivo è meglio il 13 o il 2? Dipende un po' dalle tue caratteristiche fisiche. Sicuramente lo 02 è un colore molto universale, infatti, appunto, come ho detto prima, è il colore che vendiamo di più. Il 13, forse il rischio che sia un po' troppo chiaro per come sei fatta, per i tuoi capelli, la tua carnagione. Quindi sicuramente con lo 02 vai a colpo sicuro. Grazie mille a tutte quante. Devo andare avanti perché, scusate, se no non ce la facciamo. Volevate vedere qualcos'altro? No, giusto? Mi faresti vedere il 4 e il 7? Sì, perché mi avete richiesto anche il 4, quindi arriva anche quello. Tra un po' non ho più il braccio, quindi non so, andremo di qua. Allora, in quanto tempo arrivano i prodotti? Allora, le spedizioni con SDA riusciamo a consegnarle in 24 ore, isole escluse. Quindi siamo abbastanza veloci di solito. Allora, vi faccio vedere lo 04 che me lo state chiedendo in tantissime. La diretta verrà salvata. Verrà salvata così potete ritrovare tutto quanto quello che ci siamo detti. Siete davvero tantissime. Allora, eccolo qui, vi faccio vedere l'Ever numero 04. Ecco, allora, quello che si può vedere subito è che è appunto un nude
molto pescato, è molto caldo. Perfetto. Ok, direi che possiamo andare avanti. E vi faccio vedere, se non ci sono altre domande, vi faccio vedere subito il prossimo nude. Anche il 12, avete ragione, scusate. C'è una perché si avvicina al marrone mattone, sì. Arancio direi sì, scusate, scusate, arancio. Lever numero 12 lo prendo subito. Ah, perché il nuovo rosso scuro scurissimo. Arriva anche quello. Allora, ve lo metto qui. Lever numero 12. Iniziano a essere tantissimi. Allora, questo qui, quando termineranno gli sconti, come vi ho detto prima, fino al 28 di febbraio, quindi forza. Eccolo qua. Questo qui è lever numero 12. Molto più caldo rispetto al nuovo ever numero 13, che è questo qui. Per chi si è appena collegato, ciao. Vi faccio un rapido riposto. Qua abbiamo lever 01, che è in assoluto lever più chiaro che abbiamo in linea. Lever numero 13, il nude che è appena uscito. Lever numero 02, qua abbiamo applicato lever numero 12. Lever numero 07. Lever numero 07. Ancora lever numero 13. Lever numero 06. Il 5 e lever numero 04, lever numero 04. Ok, perfetto. Direi di andare avanti a questo punto. E intanto mi tolgo qua tutto quanto che serve il braccio pulito. È possibile avere una comparazione tra il 27 e il 41? Sì, arriviamo anche a quello. Arriviamo a tutti quanti, ve li faccio vedere. Vi faccio vedere tutti quanti. Arrivo, facciamo fretta. Un nude pescato più soft dello 04. Allora, lo 04 è in assoluto il nude più pesca che abbiamo. Quindi non ti sappiamo ancora accontentare per il momento, ma sicuramente ne terremo in considerazione per i prossimi colori. Perché ne arriveranno altri, forse, chi lo sa. Allora, quelli metallizzati. Io direi di fare una cosa, visto che non abbiamo tantissimo tempo appunto per far vedere tutto, se le dirette vi stanno piacendo, direi che potremmo dedicare una diretta appunto per ogni tipologia, quindi faremo sicuramente quelle di metallizzati, quelle dedicate ai nude, quelle invece ai colori più classici. Vi ricordo a tutti quanti che per chi si è appena collegato la diretta verrà salvata, non vi preoccupate. Sarebbe il top fare dirette verso sera, va bene, ne terremo in considerazione. Grazie mille del consiglio. Allora, per le labbra secche, come ho detto prima, ricordate sempre di fare uno scrub, idratare bene le labbra, ma di rimuovere sempre prodotti oleosi perché potrebbero compromettere appunto l'applicazione del rossetto liquido. Allora, passiamo, appena lo trovo, al nuovo nude che è lever numero 14. Sul sito si può fare il contrassegno? Sì, si può pagare col contrassegno, si può fare. Sono contentissima che i rossetti vi stiano piacendo. Allora, comparazione 14 Azuma, perfetto, arriviamo subito. Allora, vi metto qui il nuovo nude, lever numero 14. 33, ok, arriva anche il 33 adesso. E scusate, adesso faccio vedere tutto quanto. Allora, comparazione con Azuma, che è lever numero 08. Ve lo metto subito sotto. Anche qui si vede subito la differenza, direi che è appunto immediata.
puoi provare il 14 sulle labbra, metto subito. 14,05, ok, vi metto subito sopra lo 0,5, così vi faccio vedere. Ok. Questo qui è il level numero 0,5. Perdonate l'applicazione. Ti conviene scrivere vicino il numero degli ever? Visto che è la prima diretta, sicuramente sono tutti consigli che terremo in considerazione per la prossima volta. Allora, ecco qui appunto l'ever numero 14, l'ever numero 08 e l'ever numero 05. 14,03, perfetto, vi faccio vedere anche 14,03. Perché potrebbero sembrare simili, ma non lo sono neanche questi. Ve lo metto anche questo qua di fianco. Allora, chiaramente vediamo subito come il nuovo ever risulti più chiaro rispetto agli altri e molto più freddo. Grazie mille. Grazie a tutte. Allora, lo metto qui di fianco. È stata proprio una scelta sbagliata questa. Allora, sbagliatissima. Ok, così forse si vede meglio. Allora, questo qui è l'ever numero 03 e questo qui è invece l'ever numero 14. Allora, adesso mi sono messa proprio nella posizione sbagliata. Ecco, così si vede già meglio. Allora, l'ever numero 03 risulta molto più grigio e rispetto all'ever numero 14 ha una percentuale minore di rosso. Eccomi. Adesso ve lo faccio vedere. No, vicino al 14. Sì, vi prendo anche il 9 subito. Ve lo metto sotto e poi ve lo faccio vedere indossato. Questo qui è l'ever numero 09. Ti serve un braccio in prestito? Sì, decisamente. Eccolo qui. Questo qui è l'ever numero 09. Differenza: l'ever numero 09 risulta molto più giallo rispetto all'ever numero 14. Ci saranno anche nuovi ombretti in arrivo. Chi lo sa? Chi lo sa? Il primo in alto che colore è? Questo qui è lo 05, l'ever numero 05, io vi dico sempre i numeri, che è molto più facile da ricordare. Allora, vi faccio vedere il 14 applicato. Sono piena di rossetti, sto perdendo tutto quanto. Allora, il colore più adatto a chi ha pelle molto molto chiara e capelli castani. Allora, se sei molto molto chiara, ti consiglio lo 01, che è in assoluto il nude più chiaro che abbiamo. Quindi se il resto rischi che sia troppo scuro su di te, sicuramente lo 01 è quello che ti posso consigliare. Per farmi morire con nuovi ombretti in arrivo. Speriamo. Tra l'altro, noi stiamo parlando di rossetti liquidi, ma mi auguro che tutte le ragazze presenti adesso abbiano provato i nostri nuovi ombretti, che è appunto l'ultima grande uscita di Wii. Se non l'avete ancora provati, correte subito a comprarli, che sono in saldo anche quelli, quindi forza! Allora, vi faccio vedere il numero 14 applicato su di me. Quella palettina, tra l'altro, questa qua sulle nostre palettine degli ombretti. Eccolo qui, ricordiamo sempre di farlo asciugare, ricordo anche che appunto per chi si è appena collegato la diretta verrà salvata per vedere
le comparazioni che ho già fatto con lever numero 13, lever rosato. Ed eccolo qui, questo qua è appunto il nostro lever numero 14. Scusate, io intanto sto continuando a leggere. Che maschera sto indossando? Ho letto. Anche questa è una sorpresa. Quindi ci stiamo lavorando. Per quello che ho detto, tenete duro, arriviamo con tutto. Chi lo sa quando, non lo so, ma arriva. Però è una sorpresa. Ok, allora direi che possiamo andare avanti. Adesso faccio, se non avete altre domande, vi faccio una carrellata veloce di quello che abbiamo visto. Abbiamo appunto qui lever numero 13, quello che sto indossando, 14, scusatemi, che è quello appunto il nostro lever nuovo, lever numero 05, lever numero 08, lever numero 09 e lever numero 03, che è qui. Ok, se sono arrivate tantissime domande subito. E quindi possiamo andare avanti con il colore che sicuramente state aspettando di più, che è l'ever scuro, scurissimo, il nuovo rosso. Allora, arrivo subito. Grazie mille, grazie per tutti i complimenti, veramente grazie. Sto scartando un braccio, arrivo. Sono bellissimi gli ombretti, fantastico, sono contenta. Arrivo, sono un po' lenta ma arrivo. Sto ordinando adesso la mia prima palette Wii, grande. Poi ci farei sapere come ti trovi. Allora, togliamo questo qui, quindi questo qua appunto è lever numero 14. Togliamo. Arrivo subito. Praticamente ora sono il Joker, va bene così, datemi un secondo. Ecco, un filino meglio. Perfetto, prendiamo finalmente il rosso scuro, scurissimo, che ormai è diventato un tormentone. Eccolo qui. Il nuovo ever numero 41. Poi fate il 41 applicato, esatto, adesso arriviamo anche a quello. Allora, intanto vi faccio lo swatch. Allora, come si fanno a rimuovere questi colori? Gli ever si rimuovono con uno struccante bifasico, quindi appunto deve contenere un prodotto che contenga dentro dell'olio, perché l'olio è che fa sciogliere il prodotto. Allora, questo qui è il nuovo ever, l'ever numero 41. Quindi, comparazioni che mi avete chiesto, le facciamo subito. Esatto. Non dimenticare il 33. Arriva subito. Lo prendo immediatamente qua. Allora, è più scuro il 41 o il 28/33? Allora, sicuramente il 41 ad oggi è il rosso più scuro che abbiamo e adesso ve lo faccio anche vedere. Allora, 41, sottometto il 33. Eccolo qui. Vi faccio vedere anche lever numero 27, ve lo metto subito sopra e faccio vedere anche il 28 che me l'avete chiesto in tantissime. Allora, abbiamo detto, devo prenderlo in basso, secondo,
scusate. Allora, lever numero 28 ho preso adesso. Ve lo metto subito sopra. Adesso vi dico anche due cosine. Allora, ho già dato un paio di consigli per far durare lever di più sulle labbra, quindi facendo un riepilogo sicuramente. Non avere pellicine, quindi fare uno scrub, idratare bene le labbra e rimuovere il prodotto e applicare poco prodotto perché ne basta veramente poco. Ecco qui. Abbiamo 41, colore nuovo, il 33 e il 28. Il 28 è un bordeaux, però al suo interno ha una percentuale di blu più alta, quindi risulta più freddo come rosso. Adesso prendo anche il 27. Prendo anche il 27 un secondo. Ve lo metto subito sotto, così faccio anche un'altra comparazione tra il 33 e il 27. Ed eccolo qui. Questo qua, appunto, è lever numero 27. Vedete che sono tutti molto diversi tra loro. E adesso ve lo faccio vedere applicato, che so che state aspettando questo momento. Ci metterò un attimo di più perché chiaramente i colori scuri vanno messi con precisione, se no si vede subito. Io ho preso il 33 e il 41, hai fatto benissimo perché appunto c'è differenza, tranquilla. 41 e 28, esatto, l'ho appena messo, abbiamo il 41 e il 28. Mi avvicino per farvi vedere. Il 28 è molto più blu, c'è una percentuale di blu più alta al suo interno. Allora, vi faccio vedere il 41 applicato. 41 e 08, no, sono molto diversi. Se vuoi te lo faccio vedere comunque, però sono veramente diversi perché uno è, se lo trovo, dammi un secondo che devo trovarlo, appena lo trovo. Uno è un nude mentre l'altro è proprio un rosso, quindi ce l'ho tutti sparsi, non lo troverò mai. Ho trovato il 08. Allora, eccolo qui. L'ho messo qua piccolino. No, lo rifaccio sotto perché così non si vede. Allora, questo qui è il numero 08. E questo qui è il numero 41. Decisamente molto diversi. Vi faccio vedere anche il 34 che me l'avete chiesto in tantissime. Prendo subito anche quello. Allora, premessa, il 34 è molto molto più blu rispetto a tutti gli altri rossi. Io lo trovo un colore, tra l'altro, stupendo. Ve lo metto subito qui. Questo qua è il 34, quindi abbiamo 34 e 41. E ora vi faccio vedere il 41 applicato. Col 41 è già amore, sì, capisco perché è in assoluto anche il mio preferito, quindi. Beh, con il 34 sì, l'ho appena fatto, l'ho appena fatto. Questo qua è il 34, questo qui è il 41.
Quindi abbiamo 41, 08, 34, 27, 33, 41 di nuovo e 28. Ve lo faccio vedere indossato, eh? Trentasette e trentaquattro, va bene. Eccolo qui. Allora, mi avete chiesto di fare la comparazione tra il 37 e il 34, quindi ve la faccio subito. Ed eccoli qua, quindi abbiamo detto 37, 34. Potresti far vedere 41 e 28? Assolutamente. Allora, quello che io indosso è il 41. Il 28 è questo qui. Come devo fare per applicarlo così bene? Ma ci vuole soltanto un pochettino di pratica, poi è tutto in discesa, è molto facile. Con calma all'inizio, piano piano. Io intanto saluto sempre le persone che sono collegate adesso. Ciao Manny. Bene, allora direi di fare un'altra carrellata veloce dei colori che abbiamo messo. Abbiamo 41, 28, 33, che è la comparazione che ci avete richiesto di più. Quindi il 41, che è quello che sto indossando io adesso, risulta più rosso e più scuro, a differenza del 28 che è più blu, mentre il 33 risulta sempre un rosso scuro, però più chiaro. Quindi decisamente rosso scuro scurissimo della nostra linea. Mi fa vedere il 14, l'ho appena indossato, comunque la diretta verrà salvata, quindi potrei andarlo a rivedere come appunto applicato. Quindi abbiamo detto, siamo arrivati qui, ok. Qua vi ho fatto la comparazione tra il 34 e il 37 che me l'avete chiesto in tantissimi. Allora, le matite non le abbiamo ancora abbinate, ma è una richiesta che ci state facendo in tantissimi, quindi sicuramente valuteremo la cosa. Le matite che abbiamo in linea sono state studiate per i rossetti in stick che sono andati sold out, quindi sicuramente ci ha fatto piacere che abbiate apprezzato appunto anche i nostri rossetti normali. Allora, consigli in generale, appunto già ve ne ho dati per farlo durare di più come prodotto, quindi per rivederlo per la millesima volta sicuramente idratare bene le labbra, quindi facendo uno scrub per rimuovere tutte quante le pellicine, una volta applicato un burro cacao rimuovere l'eccesso, benissimo, e applicare poco prodotto. Secondo me il segreto, quello proprio in assoluto migliore per la buona durata di un rossetto liquido, del nostro rossetto liquido, è quello di applicarne poco, perché comunque sono già super pigmentati, quindi ne basta veramente poco. E per qualsiasi domanda potete scriverci sia su Messenger che su Instagram che su welcome@wemakeup.it, che abbiamo un team sempre pronto a rispondere.
E trovate un video completo comunque dell'applicazione dei nostri rossetti liquidi su YouTube, quindi andate sul nostro canale YouTube e appunto dateci un occhio che sicuramente vi sarà utile. Io intanto vi saluto, grazie mille, grazie dei super complimenti e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!